mesi è stata uccisa con una coltellata alla gola dallo zio, un 29enne psicolabile. La cronaca è di Massimo Ravel. Una coltellata alla gola, così è stata uccisa Sofia. Aveva solo 2 mesi. Dramma della follia. Ieri sera a Monte di Procida, nel Napoletano, la piccola piangeva. Lo zio, un tossicodipendente di 29 anni, da tempo in cura psichiatrica perché affetto da turbe mentali, l'ha colpita con un grosso coltello da cucina, uccidendola. Sono stati alcuni familiari della nonna che avevano sentito le sue urla a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. Quando sono giunti anche i carabinieri, il giovane si è lasciato ammanettare senza dire una parola. La tragedia nell'abitazione dei nonni materni della piccola Sofia, dove i genitori, che vivono a Baiano nella Velinese, avevano trascorso la domenica in serata, erano usciti per una passeggiata affidando la figlia alla nonna. Pare che il giovane l'abbia preso a forza dalle sue braccia, provocando il pianto della piccola Sofia. La donna avrebbe tentato di riprenderla. A questo punto la tragedia. L'uomo è andato in cucina, ha afferrato un coltello e ha colpito Sofia alla gola, uccidendola all'istante. Quando non assumeva farmaci, il giovane pare diventasse violento. Per i suoi genitori un inferno quotidiano. Ieri sera la tragedia.